Talama e l'assassino è la decima avventura dei fratelli Corsaro, che sono i due fratelli protagonisti dei miei gialli. Si tratta, come sempre, di un giallo ambientato in Sicilia, a Palermo, ed è incentrato sulla scomparsa di una giovanissima ragazzina che non torna a casa dalla lezione di danza e di lei si perdono le tracce. A un certo punto sembra che ci sia una pista buona per trovarla, ma probabilmente non è la pista migliore, e così entra in scena l'avvocato Corsaro, mentre invece Fabrizio Corsaro segue il caso sin dall'inizio come cronista. Qui la penna dello scrittore si fa particolarmente acuminata, forte, coraggiosa, demistificatoria, nell'andare proprio un po' a crocifiggere certi ruoli che dovrebbero essere da santoni plauditi da tutti e che invece vengono sviscerati nella loro propria, a volte, miseria. Con questa decima enigmatica avventura dei fratelli Corsaro, Salvo Toscano, in La lama dell'assassino, diventa una sorta di alchimista che dosa perfettamente ironia, mistero, drammaticità e tradizione. Incanta e rapisce l'anima del lettore con la sua penna spiritosa, ironica, magnetica, ammaliando chi si approccia per la prima volta ai suoi romanzi e non lasciando invece disilluse le aspettative di chi già è avvezzo al suo stile avvincente. La lama dell'assassino non è soltanto un giallo avvincente. È un viaggio nelle oscure profondità dell'animo umano, una critica al fragile sistema di informazione e giustizia su cui si basa la nostra società, una raffigurazione viva e mai stereotipata della palermitanità, ma anche della genitorialità nelle sue mille forme e sfumature, dell'amore che, al contrario delle fiabe, non supera ogni cosa, ma grazie al quale gli ostacoli diventano meno difficili se percorsi insieme a qualcuno.